Ma perché gli ebrei italiani li portavano nei lager? Mi pare ci furono 6.000 morti, o un numero del genere. Le leggi razziali le facevano in Germania, mica in Italia. Goebbels? Mi pare che era un attore. Auschwitz sta in Germania. I triangoli rosa? E che erano? Anna Frank. Una settimana di iniziative promosse dal comune per celebrare venerdì 27 gennaio la giornata della memoria. Il programma degli appuntamenti, numerosi e dedicati al ricordo dell'Olocausto, è stato presentato oggi ed è realizzato con la collaborazione di diversi enti e associazioni culturali. Fulcro delle iniziative al via dal 23 gennaio sarà quest'anno il convento di San Domenico Maggiore, che ospita la mostra Storie di giocattoli dal Settecento a Barbie. Il comune di Napoli, che con tante istituzioni culturali e con la stessa comunità ebraica, ha costruito un intenso programma che va ben oltre una sola giornata, ma investe un'intera settimana. Abbiamo scelto come luogo centrale di iniziative di incontro soprattutto con i giovani della città, appunto nel segno della memoria, il convento di San Domenico Maggiore, dove abbiamo in corso questa bellissima mostra sul giocattolo, che tra l'altro è dedicato a Ernest Lossa, un bambino romeno che fu vittima degli esperimenti eugenetici dei nazisti. Il calendario di eventi, pensato per coinvolgere i più giovani sul tema della memoria, prevede incontri, dibattiti, proiezioni nelle scuole, oltre alle celebrazioni ufficiali la mattina del 27 con le massime istituzioni cittadine. La cerimonia ufficiale sarà svolta in particolare a Via Luciana Pacifici, che dall'anno scorso, questa bimba di napoletana di 2 anni che fu deportata nei lager e lungo il viaggio morì, è diventato il luogo simbolo del ricordo della giornata della memoria per l'istituzione comune di Napoli. Tra gli appuntamenti si segnalano quello del 26 a San Domenico Maggiore col regista del film documentario Napoli 44, Francesco Patierno, ed il pomeriggio del 27, dopo le celebrazioni, al Teatro Diana per il concerto della memoria dedicato alle vittime dell'Olocausto. Per tutto il mese di gennaio, a cura dell'Arcimovie, torna Parole di Memoria, ciclo di incontri e film dedicati alle scuole in programma al Cinema Teatro Pierrot.